in the joint. They were lying. Goodbye, homie. Don't you worry about that, dude. Take care. Let's have a look in here, see what we got here. What? Here you go. Walked in the joint. There were lines that had to go. Anything you can name. Fammi dormire, pure tu va prima avanti. Altro poco. Altro poco. International Finger Foods. Savannah Weller and James Taylor comes up next. According to Us Magazine, Vince Ferragamo of the Los Angeles Rams takes the snap from a Shapley center, drops back to pass, and throws a soft spiral to his gorgeous split end. She hightails into the end zone for a touchdown, and Vince is mobbed by his adoring teammates as the camera spotlights the designer later on. Basta zitta che sto per favore. A mano in questa casa, che succede? Se ci mettiamo nella cucina un bel macina caffè a mano, un bello frullatore a mano, come si usano dalle mie parti? E l'amore dalle vostre parti, come lo facevate? Eh? Elettrico. Soprattutto quando uno lo fa la mattina presto, come lo fa lì. Che si fa con la mattina presto? Ci si attacca l'erogatore elettrico della bomba di ossigeno. Poi parte il letto elettrico e quello dormendo, dormendo, fa tutto lui. Esagerato. Ma non fa da lì. God is late. È amaro. Mettici dell'altro zucchero. Con questo coso, ma io non li so usare questi cose elettronici, specialmente queste delle palline di... Ma non c'è un po' di zucchero umano, quelle con cucchiaini, non si può avere? Niente, niente. E per me se suono! Guarda un po' fuori! C'è paura che si prende fredda, eh? Di, non sarei mica geloso? Io? Ma allora a me non mi conosci bene. E perché dovrei essere geloso? Solo perché sta con te dalla mattina alla sera. Ma cosa stai cercando? Niente. No, sto cercando una di quelle cose che stanno qua dentro. Che ci sta qua dentro? I cucchiaini. Sto cercando un cucchiaino. Don't worry, I'll check it. No, non ti preoccupare, non è urgente, non è urgente. Non è urgente.
Mi sentivo una cosa in bocca. Ma perché aspetti sempre quando metto la divisa, eh? Ma che ne sa, ci sarà una cosa psicologica della guerra. A me le idee mi fanno maggiore. Merci degli Stati Uniti, ma sempre... È arrivato scassacazzo. Ma guatap, tu hai scassato cose delle valigie di naftalina per correre... Tony, non sei mica geloso, eh? Geloso io? Allora tu non mi conosci proprio. Tra tutte te, sì, tu dica che sei giovane, sei fresca e splendida, ma è una bugia. Tra tutte te, pupata improfumata, si parla volata, vai dicendo in me. Fai schifo. Lily, how are you? Do you know my Italian friend? Minnie. Piacere, Topolino. Agosto, io me ne vado. Sto a football che devo vedere se è la partita, cioè se alla partita ci sta una persona che ti... Insomma, tengo che fa. Bye bye. Giam, che l'ho fatto... Ma perché non mi apri la sicuro? Che così vado più tranquillo, io non faccio male questo qua. Grazie. Niente da fare. Tutto pieno. Ma le pazze non si vede niente. Ma non vedete guardare la partita, questo ragione, siamo venuti qui, no? Siamo venuti, siamo, non ci manco parlare con te. Cioè veramente la vera vera ragione per cui siamo venuti qui è un'altra. Ah, capisci io? No, che capite tu, Minnie? Ah, ma ti accendo la radio, ti piace la musica? Romantic music. Sì, quale sarà? Sarà questi bottoni? Molto romantica. No, io ho premuto solo il bottone della... Io ecco, ho bevuto quel poco di cosa, poi non bevo proprio. Questo è romantico. No, io volevo spingere il... Antonio. No, aspetta, Minnie. Aspetta, Minnie. Antonio. Minnie, aspetta un momento. Sono una moglie. Oh, look, you, yes, you do. You find me attractive. Oh, yes, you do. Chiudi la cappotto. Prendila. E non le so usare questa cosa americana, lo so. Quando vuoi usare le mani con le americane lo sai fare benissimo. Usale anche adesso. Janet, io prima di tutto voglio... Janet, io mi voglio sapere... Janet, io prima di tutto ma voglio sapere... Janet, ma io prima di tutto voglio sapere diverse cose. Stammi a sentire bene, statti qua dentro e stammi a sentire. Non cominciare col fatto della moglie del generale, perché ti conosco io a te. Primo, voglio sapere perché stamattina tu e il capitano Jordan avete detto che andavate a lavorare, invece non siete andati a lavorare. Non dire che siete andati a lavorare perché lo so che non è vero. Seconda cosa, voglio sapere perché tu e lo scassacazzi, invece di andare a lavorare, siete andati alla partita. Perché siete andati alla partita? So pure questo.
Senta, Giant, voglio sapere quanto deve durare questa storia dell'ex fidanzata, eh? Rispondimi. Tony, dicevi qualcosa? Ma tu non stavi qua dentro? Tutta automatica in da sta casa, pure lo sciacquone. Ho sentito mo' due volte con te, quindi mi sei messa qua. E dove sta? Tutto il... Janet! Ah? Hai preso la porta? No! Che mi la parlo per te? E tu che ne sai che è per me la porta? Sei proprio un bambino. Ma comincia una cosa oggi, non la posso fare la sta vita. Ma è possibile che con te non si riesce nemmeno a litigare? Tony, io non ti ho mai chiesto niente. L'unica cosa che ti chiedo è di essere leale con me. Bend for me you are completely free. Ah, free? Sono libero di andare a suonare il pianoforte in mezzo alle vecchie. Nessuno ti ha pregato di farlo. E allora mi facevo mantenere da te adesso. E che cosa pretendevi, di diventare così miliardario all'improvviso? Se è questo che pensavi, this place is not for you. Me ne so accorto che non è for me questo posto, ma tu lo sai quando mi danno per suonare il pianoforte? $5 al giorno, 5. Questo dovrebbe essere il paese della Bonds, la libera iniziativa americana. Svegliate, Bacuco, che te credi trovare Skane Scarsella così? Beato ti va. Janet, non parla americano perché tanto non tu capisci. Sei veneto o americano? Vabbè, il mio è uguale. Non capisco stesso. E tu pensi che staresti meglio a Napoli? E certo che starei meglio a Napoli, il lavoro se uno non ce l'ha, se lo inventa. Perlomeno così dico. Io qua se non vado a suonare il pianoforte, lo sai che posso fare? Una cosa posso fare. Devo andare a vendere i giornali in mezzo alla strada. Il direttore di Time Life è cominciato proprio così. Sì, però eri il figlio del proprietario. Ti sei fatto male? No. Allora sbattici un'altra volta più forte. Lascia! The mail, the postman, la posta. È per me forse, aspetto una... Hai preso la posta? No, ma di chi sono queste valigie? Sono tue! Parto? Sì. Me ne torno a Napoli? Sì. L'hai deciso tu? No, tu! E vai a prendere la posta! L'ha già uccisa sta falenda. Hi, how are you? Fine and you? Yeah. Tomorrow? I don't think. If you call me back tomorrow, I told you, okay? Bye bye. Bye. Che c'è scritto nella lettera? È una parola, come faccio a dirtelo? È semplice, basta leggerla. Basta leggere? Allora leggo.
Carissimo Tonino, pezzo mancato, che tu tanto tempo fa, buco, ti è stato assegnato buco più servizi, pezzo mancante macchia. Quindi ti prego, buco, buco, che quanto prima, macchia, pezzo mancante, affettuosa buco, la tua cara macchia. No, la tua cara mamma. No, che è proprio una macchia, qua ci sta il buco e che stia macchia, c'hai capito niente tu? Sì, dice che dovresti tornare immediatamente a Napoli, perché il comune ti ha assegnato una casa e un lavoro di grande responsabilità. A me? E sta scritto tutto qua? Non mi dire niente, aspetta un momento, fammi vedere se indovino. L'hai già letto? No. E allora è stato quello spione del capitano Jordan. John non è uno spione. Ma allora è vero. È il suo lavoro, non lo fa per divertimento. Ma no signore, è vero questo fatto della casa, del lavoro? Certo, c'era scritto nella lettera. Tu perciò stai preparando le valigie su? Così che ho già deciso che io me ne sarei tornato a Napoli. Previsto, non deciso. E quindi io non me ne vado, Gianni. Tu sarai pure il maggiore dell'esercito americano. Ma con me fa vengono ogni tanto. Ma togli la roba dentro alle valigie. No, fallo tu. Ma sono vuote? Certo, non avevi detto che rimanevi. E invece io me ne vado, torno a Napoli, me ne vado! E tornerai tu da me, correrai tu da me, come fanno tutte le persone normali. Veramente sono gli uomini che corrono dietro le donne. Ma quando mai? Gianni, tu non mi guarda, l'avevi deciso pure tu che dovevo partire. Previsto, non deciso, insomma lo sapevi. Qua in America sono tutti ex emigrati, hanno occupato tutto. A Napoli parti oggi, parti domani, un posto libero lo trovo. Vabbè, quando ti farei visto? Ti scriverò. Da qualche anno hai inventato anche il telefono. Mino posso credere. Ma sei assurdo che te devi andare a Napoli a far fortuna? Sei assurdo. Gianni, qua l'America è un paese ricco e lo sanno tutti quanti. L'Italia è un paese ricco e non lo sa nessuno. Ecco. Tony. Sì. No, niente. Come niente? Stavi per dirmi qualcosa? No, niente. Gianna, tu hai detto Tony? Io ho detto sì, mi stavi per dire qualcosa. Non sei importante. Non sei importante, ma fai sempre questo fatto, ma che vizio, mi chiama Tony? Sì, niente. Io non dico niente. È un vizio che dovresti, quando chiami una persona, quello ci rimane male, dice sì, niente. Chiama, uno ci rimane male, ma hai chiamato, ma non... Janet. Sì, Tony. Niente. Possiamo andare, tutto pronto. Janet, hurry up, it's coming. Stiamo preoccupati che non arrivavi, eh? Vabbè. Ciao. Tutto pronto. Ecco passaporto. Vai, fai presto, eh? Vai, vai. Un momento, vai presto, aspetta, stavo... Ciao. Ciao. Questo perché stanno un po' dentro la base americana.
Si credono che con questi dollari si possono comprare a tutti quanti noi quando ne siamo. Perché non ne ho. Sarà pure vero, ma noi questa soddisfazione non ce la dobbiamo dare. Il viaggio è gratis. Fermata, troviamo la manifestazione col blocco stradale e capolinea. Capolinea! Oh, non ha fatto nemmeno mezza, ne ha fatto. La strada è interrotta. Mezz'ora fa c'è stato un altro crollo. Oh, già sta scritto in colpo giù, no? Ma no, questo è un altro. Non potevate passare per un'altra strada? Per tu, al museo ci sta la manifestazione dei disoccupati. Il corso è interrotto. Dovremmo pigliare la tangenziale a Bagnola, entrare per la ferrovia, salire per mezzo cannone, spacca Napoli senza pietà. Ma non lo potete fare. Ci vogliono due giorni. Amico, che stiamo camminando noi e non riusciamo a tornare al deposito. Ehi, come faccio per arrivare a Piazza Municipio? Signor, Piazza Municipio. Ci dovevo andare, però ci siamo fermati. Da questa parte c'è il servizio in navetta, accomodatevi. Ma le valigie... Accomodate, ci penso io, da questa parte è tutto compreso. Accomodate, accomodate. Piazza Municipio, da questa parte. Signore, stavo lì. Grazie, vado a casa. Ma che stavate dicendo? Che stavo dicendo? Stavo dicendo dove stiamo andando. Ma voi dovete andare alla Piazza Municipio? Ci dovrei andare! Da questa parte! Mamma, allora, sono qui! Di sotto, restato, sono tutto transennato. Di qua, in 3 minuti siete arrivati. Ma siete sicuro che... È entrate, entrate. Biglietto. Signore? Tessera. Voi? Io veramente sono... Biglietto, 500 lire. Ah. Mille grazie. Ma veramente sono 1000 lire, sarebbe un dollaro a cambio. Scusate, il facchinaggio non lo mettete. Accomodatevi che c'ho l'altra costina lì. Accomodatevi, accomodatevi. Biglietto. Pronto? In perfetto orario. E me ne ferro vi lo state, Peppi. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. You're americano? Americano io? No, sono napoletano. Ah, no, perché avevo visto pagare con valuta statunitense. Allora pensavo. No, no. Però tornate dall'America. Beh, abbastanza, insomma. Mi permettete? Professor Aloisio Di Gennaro, detto il messicano. Messicano. Ecco. Piacere mio. Oh. No, mi dispiace per importunarvi, ma mi servirebbe un piacere sempre se la cosa non vi disturba. No, no, è solo che vado un po' di fretta. Scusa, una telefonata si tratta. Ma voi per fare la telefonata serve un americano. No, mi serve proprio il tipo adatto. Siccome voi mi parete proprio una persona per bene, allora... Sì, sì, a chi dovrei telefonare? No, voi dovete soltanto ascoltare, il numero lo faccio io. Scusate, ma se devo ascoltare non potete telefonare voi direttamente? Ecco, sapevo come facevate questa domanda. Dovete sapere che il Padre Eterno mi ha voluto castigare. No, se siete dei testimoni, dei bambini, dei missionari, no, io non... No, 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 io non ci sento. Quando mette questo apparecchio vicino alla cornetta del telefono, quelli parlano, io sento solo pernacchie, perché è un modello antiquato. Quelli moderni non danno i mezzi finanziari per farlo. Ma andiamo a far sta telefonare, ecco, facciamo da prima. Parte. Scusate, se avete un gettone, cortesia. Un gettone? Non... uno, forse. Ce n'ho uno.
ascoltate, poi mi riferite, eh? Aspettate un momento, metto un attimo. Guardatemi la notizia. Questa che mi risponde è la segreteria telefonica del numero che avete chiamato. State bene a sentire perché non ripete. Guardate sulla vostra sinistra. Accanto al divieto di sosta c'è la grondaia che sale lungo le finestre. Lasciatevi questo palazzo alla vostra destra e andate con lo sguardo a quello di fronte. Continuate a girarvi lentamente sulla vostra sinistra fino alle due colonnine. Ora spostatevi ancora leggermente a sinistra verso le porte della cabina telefonica in cui vi trovate e capirete che oggi tutti dobbiamo campare. Grazie. No, è valigia! Questa è la prima. La seconda è una specie di sacco rosso. Quelli che si portano... no, ma è certo che ci stava roba importante, tutta roba... Vi dispiace. Vabbè, già è una cosa comunque. Io appena posso vengo a fare la denuncia. Voi nel frattempo appena sapete qualcosa... Sì, se sapete qualcosa... Vabbè, grazie a Simon, ciao, arrivederci. E che disgrazia, che disgrazia! Mamma, ma mica mi hanno acciso, si hanno fottuto le valigie! Tutti il guadagno che quel povero figlio mio si era guadagnato col sudore del fronte! Quando è giù da Fauer, ma che dici, mamma? Ah, come da banana? Ma che sono queste cose? Che disgrazia, tutti i risparmi, tutti i guadagni di questi soldi! Ma che dici, i soldi mica che tenevi in te valigie, mamma! Ma perché non ti vinte valigie? Ma no, li tengo con me! Bello, come intelligente che lo vedi mio! Quando si... Bene, bene, tanto tre mi siamo andati qua, mamma, non mi tocca e non mi fumo in faccia perché mi era fastidio. Hai ragione, mamma, hai ragione. Oh, mamma, sono passati 2 anni e non è cambiato niente, sei sempre la stessa. Antonio, non dire quello che stai per dire. Preferisci forse che te lo scrivo sopra un pezzo di carta? Mamma, che fine hanno fatto tutti i soldi che ti ho mandato? Antonio, non dire quello che stai per dire. Te le sei giocate tutti quanti. Allora l'hai detto. Gesù, quello l'ha detto. L'ho detto, mamma, l'ho detto, però tu non mi hai risposto. Antonio, io ti perdono perché capisco che tu non puoi capire quali sacrifici ha fatto mamma tua per poterti far trovare 4 pareti intorno e un tetto in testa. Tu va, mamma. Mamma, non voglio niente, non ti preoccupare. Ma tu non te ne devi approfittare di una povera donna sola che ha affittato le stanze della casa per farti trovare 4 pareti a un tetto. Non ho capito, scusa mamma, che hai fatto? Allora. Qua ci dorme un metronotte. Qua? Qua. Di là, invece. Ci sta un professore, che è tanto una cara persona. Quello lavorava all'osservatorio gastronomico. Facevo cuoco? Sì, cuoco. Quello è un luminario. È stato là fino all'ultima erezione del Vesuvio. Poi si è messo per conto suo. Sì, ho capito, perché, ho capito. Scusa una cosa, mamma, ma la casa c'ha qualche stanza in più? Antonio, questa casa è tale e quale a quella come l'hai lasciata tu. Tale e quale? Tale e quale, mamma. Di qua e di là. Sì. Mamma, tu ti hai affittato pure la stanza mia. Gesù, e io come la pagavo la casa nuova? La stanza mia, ma che... Ma che c'è secca la casa nuova da pagare se me l'ha assegnata a me il comune? E secondo te il comune assegnava la casa a te gratis? Certo, sai che c'è sta gente che ha spurato 20 anni per avere una casa. Tutto. Chi? Tutto quello che poteva farla, mamma tu l'ha fatta. Per farti trovare 4 pareti intorno Donne e un tetto in testa. Andiamo, mamma, via. Adesso una bella novità. Come fai se non andavo? Vieni qua, mamma, vieni. Aspetta, mettiti comodo, eh? Sì. Mettiti comodo. Saluto, mamma. Mamma, ma che è tutta sta roba, tutti questi fogli qua? Vuoi scarci doppata? No. Una figusetta? Ci avessi la rimasta qua sotto, no, ma pare... No, mamma, io non voglio niente, voglio sapere solamente una cosa. Come faccio a essere nata nel 1901? Io? No, tua mamma, un nonno. Un nonno? Eh sì, perché quando non facette la richiesta della casa, tenevi precisamente il nome tuo. Allora tu adesso hai avuto la fortuna... Che vaga a farne in galera, mamma, perché questo è un falso in atto pubblico. Quante cose! Piuttosto, vuoi far vedere a mamma dove stanno i soldi che non ti hanno rubato, Dove te li sei messa, mamma? Mamma, salta qui, aspetta, mo te faccio vedere, aspetta, stanno qua, va bene? Eccoli qua, e tengo qua, va bene? Ah, finalmente!
niente. Adesso te li te li conserva mamma tua, così puoi stare sicuro. Ma non ne bevi più. Basta adesso, basta. Tagliamo la testa al tonno. E poi ci facciamo manzalare. Mamma, tu devi imparare a parlare, però. No, vabbè, un'altra volta, mamma. Ma scuola serale, una cosa. Vieni, vieni, che mo ti do una bella cosa. Ti no, do... a banana no, mamma, per favore, non mi piace. Ta... Quattro pareti e un tetto. Queste sono costate dolore e lacrime a mamma tua. Scala a destra, interno 35, a destra mamma, hai capito? Non sì. A sinistra, a destra, no. Mangia questo ciusciu, no, non mi piace, sto ciusciu. Ma va bene, mamma, va, scala a destra, interno 35. Mamma, un momento, ha già, ha già aspetta. Hai ragione, che se vuole frito, figli mio. Va, scala a destra. A destra, no, a sinistra, no, no, a destra. No, 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 a sinistra, a destra, a destra. Rimasta appesa, bravo, bravo. Ma scusate, voi chi siete? Sono l'inquilino nuovo. Oh, tanti auguri. Grazie. Facetemi scendere, però. Apri, apri. Chi è questa? Che c'entra che è questo? Lo sai che non ci stava il pavimento alla casa dove sono andato? Antonio, non cambiare discorso. Io non cambio nessun discorso. Qua non ci sta niente da cambiare, si è rimasta stessa, sa? Ah, e tu tieni il coraggio di dire una cosa del genere a una mamma che ha fatto i sacrifici per farti trovare quattro pareti e un tetto? Oh, pavimento, mamma, dove sto pavimento? E chi ha parlato mai di pavimento? E come ci fa ad abitare nella casa nuova? Perché tu ci vorresti pure andare ad abitare, Magari con questa femmina qua. Mamma, ammesso che io ci voglio andare ad abitare con questa femmina qua, va bene? Io questo lo tenevo nelle valigie, mamma. Una mamma ha il dovere di sorvegliare il proprio figlio. A dove stanno i valigi che sono... Zitto, zitto. Stanno di là dal professore. Dal professore Aloisio Di Gennaro. Detto il messicano. Il professore lo conosci? Che brava come persona. Come? Non lo conosci? Le noari vuole, non broglione. Zitto, zitto, non bestemmiare. Quella è tanto una vera persona. Ha avuto così un periodo un po' che si è sentito, come si dice, insomma, frustato, esaudito e... Dopo ti metto tieni, questo è per me. Aspetta, mangiate la banana, mamma. No. Sì? Sono io, Teresa. Sì, ho telefonato io prima per il quiz della canzone misteriosa. Sì, sentite, posso riprovare un'altra volta? Abbassa la radio. Ah no, io devo... Andò, abbassa un po' la radio. Dove sta? Dove l'hai messa? Cecilia mi ha chiamato. Ma non è un altro rimasto. Dottor Caccio. Cavallo. La lotteria. Bangolotto. Mannaggia, io la sapevo. Però tu mi potevi aiutare un pochino, sarà per un'altra volta. Sì, ciao, ciao. Oh, zitto sangue. No, scusate. Voi però quando vi svegliate la mattina dovete parlare con me. È venuto un sacco di nuovo. Per esempio, quel cane che ha fatto pipì sul tavolo, era arrabbiato o no? E io devo sapere per via dell'interpretazione dei sogni, E così voi sareste il Freud di casa. No, quello è il professore, te l'ho detto pure prima. Ma questo chi è? È mio figlio Antonio. Ah, allora il professore Aloisio Di Gennaro, detto anche il messicano. Detto anche il messicano. Sì. Ma perché vi chiamano messicana a voi poi? Sono cazzi miei. Ma perché alzate la voce poi? Non vi serve più che io alzo la voce, ci sentite bene adesso, non ce l'avete più il coso qua. E non mi trattate male, perché vi potrei anche dispiacere. E invece mi date un poco di soldi, io potrei dirvi anche come va a finire la vostra giornata. No, ve lo dico io come vi va a finire la giornata!
quelle per esempio sono di miliardati. Marilyn! Quelle cose istintive, il talento naturale. Va bene, bionda, vero? Vado a provare, vado sì. A provare. Oh, mamma, chi è questo? Ah, è Ricuccio. Uè, ma non ti impressionare, perché non è Gaio. Non è che? Non è Gaio, come si dice, non è uomo sessuato. E ma che ci fa qua dentro? Ma come che ci fa? Ci abita. Pure lui? Ma che ti ha aperto una pensione? Ma non, signore, Ricuccio, il Gaio, è il metronotte. Ma queste sono le divise nuove? Tu sei sempre esagerato. Quello ogni tanto fa certi spettacolini, capito? No, perché quando faceva solamente il metronotte si sentiva come se gli avessero stappato le ali. Le ali? Le scelle. Ti ho apparecchiato qua per dormire, eh? Buonanotte. Senti? Sì? Io Russo, ti dispiace? A me? No, fate con comodo. No, perché io russa, eh? Ho capito. Buonanotte. Buonanotte. E basta, poi ho saputo che stavi qua, ma per trovarti mica è stato facile. Però venendo, ho sentito un odore di melanzane. Le melanzane a parmigiana, signore, la quarta roba. Ma non è una parmigiana, le melanzane forse che le fatte capo marone. Ah, chi le capo marò? La signora la seconda lotta. Sentiamo, me ne vengo a fare passo con te. E non ti faccio così perché vengo tutte le stanze in disordine. Tutte quante. Mari, io mi vengo. Pure è comodo, fatto lo citone. E vuole che venire a dormire. Ma tu l'hai vista come lo combinato? Ma certo, tu lo trovi tutte le stanze in disordine. Se scherza, a proposito. Tu stasera vai a dormire. A casa di tua madre. O a casa nostra. Sono indecisa, mamma, sai com'è mia mamma? Ma che vuoi? Scusa, ma sta cazzo? Ma... giro dai, ma... poi va bene. Non lo so, sto indeciso, non so che devo fare, ma mo' chiuso. Soltanto tre mesi, ma neanche per sfogliarmi i vestiti, mi si fanno innova. E devo andare più. Quindi domani mattina? Ma mo' sai che faccio? Mi faccio fotografie, così me le trovo già fatte per domani. Hai mandato, sai usare sta cosa? Come una pista italiana, no? Io è macchina americana, però... buono Natando, ma non è che ti addorme, eh? Ma addormo, già fa una fotografia. Buono! Ma ti sembra già chiuso quando fate le fotografie? Pare che dormite. Che c'ho, per il fatto che ho gli occhi chiusi sulla fotografia. È il flash che mi fa chiudere gli occhi. Se fa flash e io chiudo gli occhi. No, stavo lì nella cabina dove si fanno... stavo lì a aspettare flash e io chiudevo gli occhi. Poi me ne ho fatto pure qualcun altro per riserva, se caso mai poteva essere... dunque, abbiamo qualcun altro che ho fatto così. Queste, poi c'ho queste. Ce n'è ancora, se ne volete ancora, ce n'ho. Ma sono tutto uguali questi. Tutto uguale. Erano i 3:30 stanotte, però. Dovete andare all'ufficio disoccupati. Numero 2. Disoccupati che io... L'ho preso il posto però. L'ho letto, ho cominciato a lavorare stamattina, reparto disoccupato, di là. Di là è di là o di là? Di là. E così vieni dall'America tu, eh? Insomma, abbastanza. Comunque. Tu oggi prendi servizio. Sì, dovrei... Allora,
Come disoccupato parteciperai alle manifestazioni indette da Disoccupazione Alternativa a sostegno dei lavoratori e soprattutto dei non lavoratori. Come impiegato invece andrai all'ufficio per il pubblico. Ma ricordati che prima di essere un impiegato sei sempre dei disoccupati. Ciao. Scusa, ti dispiace se ti do del tu, sei giovane. Ma certo. Ma io sono un impiegato o un disoccupato? Eri un disoccupato, che da oggi è impiegato nei disoccupati. Io ero, che sì. Da oggi vado all'ufficio. Prego, vai, vai. Buongiorno. Buongiorno. Scusate, questo qua è l'ufficio di Disoccupazione Alternativa. Sì. Cioè, non lo so veramente, io sono appena arrivato, sono impiegato, è il primo giorno. È il primo giorno che sono impiegato e allora non ho preso bene... Ah, non ho capito impiegato. Sono impiegato. Ma allora non siete dei disoccupati? Cioè, io ero un disoccupato, che però da oggi è impiegato nei disoccupati. Ah, ho capito, allora siamo colleghi. Ah, pure voi così sì, come... però io sono stato sfortunato, mi hanno decentrato. Veramente? Sì, piacere, io mi chiamo Auricchio. Piacere, Auricchio. Prego. Accomodatevi, accomodatevi. Grazie. Prego, prego, grazie. Prego, prego. Grazie. Ho deciso di cambiare ufficio, non tanto per il lavoro, perché per me l'apertura di questo centro anziani è un incarico di alta responsabilità sociale e civile. Certo. Poi diciamola francamente, una sede a cui badare, 409 iscritti io solo. E insomma, è inutile negarlo, si tratta un po' di una missione. L'unico problema è che io abito lontano. Lo so, ma io non so neanche come aiutarvi. Avi, non vi muovete. Auricchio, non mi muovete. Ma certo, non vi girate. Auri, non vi girate, guardate. No, no, guardate, ma non vi girate. Giratevi. Ma non guardate, no. Non muovete. Alziamoci e abbracciatemi. Non cammo conoscere, guarda. Auri, abbracciatemi. Ma come abbraccio? Auri, allora vi abbraccio io. Ma non capisco niente. Voi mi tirate, ma come faccia? Guarda senza me girare. Oh God, finalmente ti ho trovato. Finalmente. Lui è Auricchio. Piacere. Mi hanno detto che stavi a un ufficio esterno. Sì, infatti ci sto andando adesso, mi ha chiappato proprio per un pelo. E poi Auricchio non ci è sentito tanto bene e l'ho dovuto... Però mo sei ripreso, non ti pare pure a te che te ne una bella faccia? Auricchio, mo ti sei ripreso. Lasciami la cartellina, la tua richiesta è stata accolta. Sì. Vai al tuo ufficio là, vai all'ufficio tuo, non ti preoccupare. Io sto 5 minuti con la cartellina. Mi volevo, ho capito. Vai al tuo ufficio. Solo vi volevo dire che l'usciere sta aspettando sì, per consegnare... vai al tuo ufficio. Poi ci consegni subito la palla. E vai. Arrivederci. Tutto così, bene, normale. Senti, insomma. Vieni come in America. In America, Janet, un'altra volta come 2 anni fa che siamo andati in America e stavo a 10 minuti da aspetta casa mia l'America che dicevi tu. Momento, no, non ho cominciato con queste foto e non so mai come vedere. Buono! Vengo sempre tutto. Ecco così, bravo! Sai, stavolta parto davvero. Una parte della base viene smilitarizzata. Allora niente, sono venuta a dirti. You take my picture? Ah? Se mi fa una fotografia? No, questi cose non le so, ma sono tutte strane. Mi hanno affidato questo centro anziani, che è un lavoro di alta responsabilità sociale, civile, sono... Dai. No, signore, 409 iscritti, io sono inutile negare che è un po' una missione. Adesso che c'è una casa tua io rimango con te. No, perché ho giusto 4 pareti a me va un detto. Benissimo. Ma no, 4 pareti a un detto, poi ci manca il... Il letto? No, la moquette. Che ora si è fatta? Non lo so. Mamma mia, come sta? Senti, vatti a fare una fotografia, mettiti là ferma. Poi andiamo insieme... Un sorriso? No, eh? Al suddetto centro è caricato il seguente materiale. Poi teniamo un lume da tavolo, un orologio infrangibile, un gioco elettronico, un telefono,
uso interno. Un quadro del presidente. Questa è lei però, scusate. Un quadro, come siete pignolo. Ecco, qua c'è scritto tutto quello che dovete fare. Istruzione, locandine, schede anagrafiche, una firma qui. A nome della delegazione? A nome di chi prende il posto. Di chi prende il posto. E allora ci sta Auricchio. Auricchio? Ma non siete voi Auricchio? No, è che... Auricchio, venite a firmare, così potete iniziare a lavorare non subito. È questa. Ma io ci penserei due volte prima di firmare. Sarà anche una missione, ma mi sembra che ci sia ben poco da far fortuna, non le pare? Eh già, perché solo in America si può andare a far fortuna, se no niente. Ma che c'entra America? Guardi qua, è tutto abbandonato, non funziona niente, è inutile perderci tempo, non è possibile. Non è possibile perché non ci stai tu in mezzo a controllare un guollo qualunque cosa. Allora non è possibile. Devo fare una consegna, è bene che me ne vado. Anch'io. No, invece mi stai a sentire adesso. Stai a sentire tutto quello che ti dico. Faccio vedere io se non sono capace di combinare qualcosa di buono proprio qua dentro. Io solo. Sei proprio un bambino. Usciva lì, stavi di Pancazzavic. Siete proprio un bambino, sì. Vivere gioiosamente la terza età è un vostro diritto ed è per questo che il progetto Anziani si è preoccupato di farvi avere visite guidate ai musei, pomeriggi in piscina, corsi di ceramica, artigianato, tutto per voi. Se volete sapere qualcosa, basta che chiedete. Quanto? Quanto? Niente, è gratis. Non ci pagate niente. Non sarebbe ci pagate. Sentite, noi teniamo una certa età, le fotografie, le piscine, la ceramica. Uno lo vuol fare, ma ci deve essere una certa convenienza economica. Se no, no. No, no. Buongiorno, io sono del centro per l'assistenza agli anziani. Abbiamo già dato, andate... Signore, mi è rimasto il foglio incastrato. Non mi faccio niente, basta che mi fa... C'è un po' di scotch per lui. Permesso, si può? Entrate. Io vi stavo aspettando. Buongiorno. E voi chi siete? Chi mi ha fatto entrare? Avete detto pure che mi state aspettando, sono del progetto Anziani. Ah, io mi credevo che era Alfredo lo studente. Quello viene tutte le mattine, mi viene a fare un po' di spese, poi mi aiuta in tante cose. Veramente, anch'io sono venuto per esservi utile. Ah sì? Sì. Grattatemi le patate, perché io non posso. E questo lo so perché ce l'ho scritto sulla scheda. La vostra scheda personale prevede un'assistenza speciale per gli anziani handicappati. Ma le sapete grattare le patate, perché sennò io non le posso mangiare perché mi fanno male. Ma noi pensiamo di fare molto di più. Ci abbiamo libri di lettura, audiovisivi alternativi, tutta una serie di... Le patate le sapete grattare? Perché sennò mi fanno male e io non le posso mangiare. E basta. Sì, io ve lo giuro, però solo le patate non ce l'avevamo. Per il resto abbiamo tutto un programma, dove sta? Ci abbiamo gente... Sentitemi, vado a grattare i patate. Vabbè. Avete ragione, erano buono grattare, però. Lo so. Tu ti sei abituato in America, là è nata cosa. Andiamo, non ci pensare. E torno un'altra volta qua, come ai bei vecchi tempi. Ma ti dici, ma quando mai sti vecchi tempi sono stati belli? No. Ma sono un poco, va, che ti fa bene. E c'è pure bisogno. A gentile richiesta, il tuo cavallo di battaglia. No, qua cavallo, no, ma ti dici, no, non mi ricordo neanche... Ladies and gentlemen. We are very happy to present our old friend che ci è venuto a trovare Mr. Tony Vesuvio. Sai o no? Hey, go man! You sure, man? Sing boy! Ora ti mando Ludovico. Pronto, Rovi? No, maestro, già spostato la prima piano e forte. Once again, baby. No. Oh, boy.
Ok, vabbè, allora, only for you, another song dedicata da mai a you. Buono, vada sta zitto, però, non è. American shit, American schiff, American schiff, American shit, American face e fucking go. Fucking go for rock and roll, American pigs, American schiff, American face e fucking go. American shit, American Simone, for the dead. Tu sei? E so dopo morto. Così la nostra America, ti sei messo in affare pure tu. E sai che a fare la pomarola, la solita. Se me lo dicevi, combinavamo qualcosa di buono. Io e te? Certo, là dentro ci immagini tanti, ma non riuscivo qualcosa pure per noi dalla NTS. Ma che è sta NTS? L'organizzazione Never to Sun, prima che sia troppo presto. Ma forte, prima che sia troppo... E quell'assistenza agli anziani, andò. Ma questo centro anziano dove fatichi tu? Ah, l'hai saputo? Arrivano in cash. O in Jack. Ma chi è così? Yammi i soldi, quelli che vi manda la NTS. La NTS ci manda i soldi a questo nuovo centro, mi manda pure a me. Agosti, ma tu fossi imbriacato pure tu, stasì. Ho capito, va. La prudenza non è mai troppa. Vai, vai, stai zio, Samantha, Samantha! Appena arrivato! Dove sta lo zio? Dove sta Samantha, come sta? È la mia nipotina, come è arrivata? Andò, ma pure tu questa cosa degli anziani! E lo mo ce l'ho! L'ultima cosa che hanno avuto gratis è stato un chilo di pasta per votare a chi gliela dà. Lo so, voi mi volete aiutare, sì o no? Andò, no. Cioè, non tengo che il tornaconto finanziario a me i dai non me ne vengono. Peccato però, perché a mamma avrebbe fatto molto piacere. Coraggio supersonico. Gli avrebbe fatto piacere più di un terno all'otto. Faccia la mia anima sensibile. Andò, però sia chiaro, io non lo faccio per te. Su questo non ho dubbio, adesso lo so. Dov'è lontano sta? No, siamo arrivati, è qua. Con l'astronave magica. Samantha, zia, sai tutta quanta sta canzone, Ma sei sicuro che è questo? Sì, sì, è qua. Continua la misurazione. 31, 32, 33, 34 e 35. Dunque, 35 metri quadrati fanno 75.000 lire al mese. Più la pubblicità esterna. Più 3 mesi in deposito e un incarico. Fanno giusto 200.000 lire. Viene il 50% di sconto per lo stato di abbandono del fabbricato e fanno giusto 100.000 lire da pagare entro la giornata di domani. Questo racket dei geometri. Ma dove le pigli 100.000 lire? Questo è un ufficio pubblico. Cioè, questo è l'ufficio della terza età. E poi qua ci stava un certo Auricchio prima, io non... Porta pigione e fan press. Se no ti facciamo omaggio della quarta età. Quella orizzontale. Nimius, con l'astronave magica, lo spazio intergalattico. Nimius, ma questi qua stanno ancora dietro a noi. Ma fossero quelli veri del racket, questi qua? Quelli veri c'hanno altro da pensare.
He lives here, abita qui. Sì, abita qui, sta al numero 35, la prima scala a destra. È aperto, basta che spingete. Thank you. No, questo serve per un matrimonio. No, questo è per una comunione. No, questo è per un battesimo. No, no, non è toccato proprio, quelle sono tutte prenotate per un comizio. Ma una sedia o meno posto, non ci sta? Vieto di qua. Ma chi sta, perché serve questo posto? Per un funerale. Pare bello lasciarci così, eh! E a voi pare bello che pigliate la tangente pure sugli anziani, vergogna! Ma quale tangente? Che devo dire io? Che devo dire? Che non so più che cosa fare per avere 100.000 lire, che da 3 mesi mi deve dare vostra madre, 3 mesi! Ai tempi del gioco si pagano! Si pagano! Mannaggia, mamma! Non te la prendere con tua madre! No, io me la piglio, professore, perché sono anni che insiste. Sì, però i figli devono rispettare i vizi dei genitori, non ti devi arrabbiare. Io mi arrabbio, ma no, perché gioco, non vince mai. Lo dungo. È per me, grazie. Lo dunghissimo. Mio. E acqua calda. Di là. Io no, non capisco come fa a piacerti. Ormai ci sono abituata, al caffè lo prendo solo così. No, no, caffè, come si fa a abituarti al capitano, che là che sta sempre tutta... È sempre così gentile. Con te? No, anche con te, è venuto a casa tua a parlare di lavoro e tu l'hai fatto quella bella accoglienza. Sì, ma è venuto a casa mia per parlare di lavoro con me. Ma sì, del tuo centro anziani. Rimane nelle sue competenze. È amaro, cioè no, ascolta. Come sarebbe rimanere nelle sue competenze? Mi dispiace se lo mangio assieme a voi. Ti disturba, Antonio? Se ti vuoi sedere, fai pure con comodo, eh. La signorina è italiana? Per metà. E l'altra metà? Veneta. Ma no, americana. Che fortuna. Pur io dovevo nascere in America. Allora sì, che sarei stata una vera star. Vabbè. Io di professione faccio il metronotte. Ma a 3 anni già cantavo, ballavo e suonavo. Mamma, ho finito di fare le prove di uno spettacolo nuovo. L'hai visto pure tu, no, Antonio? Io? Ma come no? No, veramente, non l'ho visto, credimi. Comunque, questo mondo dell'arte è proprio una cosa tremenda. Come ti tira su, così ti butta giù. Però io sono sempre riuscita a farmi voler bene. Che c'è? Volevo assaggiare un po' che gelato, vedo che te lo mangi. Ne vuoi un po'? No. Amore, senti, quelle cose che ti avevo chiesto dei permessi, dei vecchietti, per gli anziani. Andare a fare, te ne sei ricordata? Yeah. Tony, ma che sono questi gesti? Ce l'ho con lui. Ho capito, ma non essere volgare. Ma di che cosa state parlando? Orecchino, Gaio, orecchino! Non me ne importa proprio che stanno facendo i lavori, mi dovete far passare! Ma che è successo? È successo che ci vogliono impedire l'accesso al nostro domicilio! Zio, ma chi è quello? È un metronotte, un subinquilino. A me sembra una checca. Samantha, non ci dicono queste cose, c'ha pure la divisa, guarda. Vai, vai. Ma che sono queste transenne? Sì, transenne. Stamattina l'ufficio tecnico del comune ha fatto un sopralluogo. Il palazzo è stato sgomberato. Sgombrato? Questo è stato sempre solido come una roccia. Come una roccia? È stato dichiarato pericolando e è vietato l'ingresso. Io ho la bambina, dobbiamo andare a dormire. Ma la possiamo lasciare a dormire in mezzo a una strada? Ma voi state insieme? Sì. Siamo solo coinquilini per ora. Ogni modo, il primo, il secondo, il quarto e il quinto sono pericolando. E il terzo? Noi abitiamo al terzo.
lui da una parte e io da un'altra. Al terzo? Già l'ho detto io. Il terzo piano è pericolante a metà. Se vi prendete voi la responsabilità. Certo, certo, ce la prendiamo tutta quanta noi la responsabilità, non è vero, Antonio? Tu paparta tu e io paparta me. Tra sì, ma rimanete nella metà sana. Scusate, buonanotte, io me ne devo andare, che mi devo preparare, c'è un debutto stasera, importantissimo. Ah, tanti auguri, tanti... Non rimaniamo nella metà, nella... Qual è la metà sana? Bene, andiamo. Aspetta che qua non si trova mai l'interruttore. Forse meglio che non si trovasse l'interruttore, perlomeno non... Se non tocchi non ti piace, Samantha. Qua, vieni qua. Questo è il cuscino, sta qua, la valigetta tua, il bagno sta di là. Come ti aspetto, va? Si è fatto tardi, adesso vengo. Zio, qui c'è un ragno. Aspetta, aspetta che sto arrivando. Dove sta? Dove sta che lo sistemiamo? Ah. Non vedo mai da che parte sta il buco. Ma lo devi ammazzare? Che ci faccio? Una partita a carte, Samantha, certo che l'ammazzo. Poverino, è tutto rosso. L'ho studiata scienze quest'anno. E poi la nonna dice che il ragno porta guadagno. Te l'ha detto la nonna questo fatto. Non la devi stare a sentire alla nonna, devi stare a sentire a me. Queste sono tutte superstizioni. Sai perché dicono che il ragno porta guadagno? Perché il ragno c'ha la fortuna che finisce con agno, che fa rima con guadagno. Se il ragno invece di chiamarsi ragno si chiamava scrofito, per esempio, il ragno si poteva ammazzare, perché? Perché lo scrofito che cosa può portare? Tutto più un po' di prurito. Allora si può ammazzare, hai capito? Bisogna liberarsi di tutte queste credenze ignoranti. Anche tu stai diventando grande, bisogna liberarsi di queste cose, hai capito? E vabbè, allora ammazzalo. Lo ammazzi. Però se uno il ragno non lo ammazza, il ragno può anche portare guadagno. Io non lo ammazzo. D'accordo? Non lo ammazzo. Senti, Samantha, ma secondo te i ragni ci sentono? Senti che puzzo, non so come fa a sopportare quella roba, quello spruzzo. Invece è buono. Certo, meglio che sentire quell'odore sotto le ascelle. È insopportabile. No. Vado un po' in bagno, adesso torno, Samantha. Ma che c'è da ridere? Ma che fa? Niente. Me lo potevi dire che serviva un depilante buono, no? Ce l'avevo io. Ma non volevi il depilante, che ne sai, che la bomboletta era asciugata, io volevo la bomboletta, una di quelle tue. Sono tutte quante qua, nel bagno non c'è la luce. Volevo una di quelle là per... che si dice, sennò che... ride, che ridi? Ridi, guarda che mi sono combinato, hai visto? Oh. Zio, mi prendi un po' d'acqua? Un po' d'acqua, sì. Bella fresca! È miracolosa.
Bene, io vado. Ma come sto? Una bellezza. Buonanotte. Buonanotte. Non sbattere tanto la porta. Dormi? No, no. Porto dall'acqua, dai. Su, fatti più là, mi metto vicino a te. Io me ne prendo ancora un po'. No, è finita, no, non ce n'è più, è finita l'acqua. Buonanotte. Scusate, infermiere, volevo sapere informazioni circa persone sgombrate di un palazzo pericolante. Sì, qua. Qua sta l'elenco, io controllate voi stessi. Grazie. Piccola, per piacere, scusate, non toccare. Non toccare, se no. Non ci passa però, me lo dovreste passare da sopra. Perché sentite, c'è lo sportello. Ma non ci passa. Ah, perdonate, ho già sbagliato lì. Quello va tutto al contrario, così. Guardate che non ci passa lo stesso, è proprio... È meglio che me lo date da sopra, così. Sentite, ma come sarebbe a dire meglio per sopra quando qua è stato fatto appositamente uno sportello per ci far passare degli elenchi degli sfrattati? E tu sei tu qui! Non toccare, no. Non va arrabbiato, però l'elenco degli sfrattati, o lo fate più stretto o allargato lo sportello. Datemelo da sopra, per favore, sì. Mamma mia. Su, datemelo da sopra. Ma ve lo do da sopra, anzi, sapete che faccio? Per evitare qualunque altra cosa, vi do solamente il foglio. Oi, Tony. Non lo potevate dare da sotto, era un foglio, ci passava, vi fa tutta una storia. Ma voi... Voi siete voi! Certo. Io sono Auricchio! Auricchio! Voi vi ricordate? Auricchio! Sì, senti, Auricchio! C'ho un problema qua, c'ho mia mamma che è stata sgombrata, mi ha detto che è stata qua dal palazzo pericolante. Sì, sta qua, ma vedo io, io non posso riuscire a trovare. Io qua sono conosciuto. Vedete un po', fatemi sto favore. Auricchio! Sì, venite qua. Però gentilmente mi dovete fare una cortesia, sì. Vi dovete mettere al posto mio. Vabbè, mi metto io al posto vostro, non vi preoccupate, sto io qua. Stai fermo, Samantha, quello tocca sempre, scusate. Scusate, quello mi ha fatto cadere tutto l'esca. L'esca viva, i vermi. Sono vermi? Sì. Vivi? Vivi. Non toccate, l'ho detto di non... quello tocca sempre, io dico non toccare e quello invece... Ma che ci facete voi con i vermi, scusate? Come che ci faccio? Io di tanto in tanto vado a pescare. No, guardate, l'uniforme la dovete indossare. Con le mani sporche. Non fa niente, quelle... Allora, lo metto proprio... Sì, vado proprio indossare. Vabbè. Vi aspetto qua, allora. Sì, sì. Va bene? Auricchio, sì, ho capito. Io vado? Sì. Ma dato un'occhiata ai vermi? Sì, state tranquilli, non si muovono, devo guardare. Aspettate. Sì. Arrivederci. Fate presto. Ti fermo con questi schifezzi, non toccare che quello si arrabbia. Scusate. Adesso vuole parte maternità? Non lo so, non lo so dove stanno, mi dispiace, non lo so. E voi che ci facete qua? Niente, non... Andiamo, Samantha, niente. Auricchio! Ma che ti sei portato qua queste cose? Ah, venga, signora, vedrà. Se rilassi che andrà tutto bene. Ehi, su, dammi una mano. Sì, che devo fare? Non... che devi fare? Non vedi la signora? E prendi una lettiga, vai. Fai presto. Come stanno le lettighe? E che dentro, no? Se tenga, sorregga la signora anche lei. Vuota, cretino! Vuota? E io l'ho presa bene. Lo vedo. Io non lo so dove stanno le lettighe. Tutto lasciato sta, chi non sarà mai niente. Allora che ci stai a fare qua? Come che ci sto a fare? Chi l'è stata Auricchio quando ci siamo incontrati? Mamma, mi ha messo questa cosa addosso. Io... Tanti auguri, signore. Andiamo, Samantha, vieni. Apposta! Scusate. Finita! Se ho fai una tavola, ditelo, cazzo da casa!
poi la casa non l'abbiamo più. E io te la caccio pure a capo. Ma tu credi fa fessa a me? Caccia ricevuto. Sì, però guardi che il 75% è roba mia, solo il 25% che tu... E lascia! E ma va a te. Ah, dovete parlare tra madre e figlia. Figlia mia. Buongiorno. Io vado. Beh, quella cosa non la facciamo più, allora, quella... Ah, dopo, tanto tu mi trovi, sono nell'ambiente. Ma qua cosa? Grazie mie. Figlio mio! Ciao, mamma. Bella, Samantina mia, che bella improvvisazione che mi avete fatto, sono proprio contenta. Soltanto che a mamma, mannaggia, io non tengo niente da darti, né banana, né... No, perché nella presa mi sono sprovveduta. Sì, non ti preoccupare, non va niente, te le pisa magliette là? Sì, ce l'ho sotto. Vabbè, la tengo sotto. E ti ho portato la bambina perché devo fare certe cose. Ah, perché... siete capelle la nonna. Hai visto? Ci hanno sistemati qua per il momento. Certo, è una casa un po' sui genero. Ma sempre quattro pareti e un tetto solo. Sì. Poi ci sta pure un pavimento. Come no. Che disgrazie, che disgrazie, che disgrazie. Mamma, che la bambina non è abituata, non lo fa pigliasti. Avrà ragione, credo. Avrà ragione. Ma io me lo sentivo, me lo sentivo. Proprio ieri mattina ho avuto una telefonata omonima. A proposito di questo proposito, io debbo aprire una parente. No, mamma, scusa, l'apriamo la prossima volta. Anzi, ne avremo due, te lo prometto. Due, ti saluto. Sì. Tengo a fare una cosa, ma tengo da sì che mi aspetto. Da sì, poi ti spiego una tavola. Ah, vado da sì, capito? Così vado da sì. Senta, non ti hanno dato la banana stamattina? No. E la mela te l'hanno data? Niente. E che ti hanno dato? Ne vai uno. Ma crei, ma perché ti fanno mangiare sti schifezza, nonno? Ma come posso? Non ti devi preoccupare, ti spiego un'altra volta, ma vado di fretta, però per favore lasciami andare. Vabbè, ti fidi di me? Sì, mi fido di te, però chi è una sola, nato, non marà. Torno presto, va bene, torno presto. Sì, torno ma presto. Avessi più la vita. Non lo so, torno presto, te la porto presto. Però vai chiaro, chiaro, chi le si rompe? Sì, signore! Ma ragazzi, ci stanno tutti quanti, no professore? Tutti quanti. Possiamo andare, speriamo bene. Speriamo bene perché qua ci sta una denuncia anonima a carico del responsabile del centro anziani sospettato di appropriazione indebita del denaro proveniente dall'organizzazione NTS destinato al suddetto centro. Andiamo, dopo che vuoi stanno guai? Statemi a sentire! Voce! Un momento, ancora già comincia a parlare, aspettate. Il vero motivo della nostra spedizione di stamattina alla base americana della NATO non è una gita come vi ho detto io. Il vero motivo è questo. Esiste un'organizzazione che si preoccupa di raccogliere i fondi per l'assistenza agli anziani. Ma ci sta pure qualcun altro che si preoccupa questi soldi di non farceli arrivare. E noi tutti quanti, sapete che facciamo? Ci chiama a pigliare! E che dirà di noi la maggioranza silenziosa? Ma che da ricere sta maggioranza silenziosa? Si è silenzioso, vuol dire che non dare niente a ricere, no? Andiamo c'è! Chi viene con me in macchina? Piegati lui. Siamo assieme con la... siamo insieme. Sì, siamo... siamo... siamo...
E dovresti alzare la cosa qui, la... Vabbè, adesso sincronizziamo gli orologi. Sincronizziamo gli orologi, Il vostro che ora fa? Il mio non ha mai funzionato. Come? Che ore sono? A me l'hanno rubato. Io l'ho prestato. Io lo tengo al mondo di pietà. Diciamo al tramonto. Sì, però puntuale, Mi raccomando, Aspetta, tu ora mi devi spiegare cosa sta succedendo. Guarda che tu ti metti nei guai. Gianni, tu non ti preoccupare, ci penso io, faccio io, ok? Aspetta, ma tu non ti rendi conto di quello che fai? Queste sono cose pericolose. Non ti preoccupare, fammi fammi, ok? Guarda che sono giochi pericolosi, adesso è proprio esagerato. Gianni, tu non ti preoccupare. Ah, pensavo che venivi indietro come prima, invece sei rimasto là. Ciao, Mimi. Generale, ci sta? Yes, inside. Come in. What a surprise. Mm-hmm. Would you like a drink? Yes. Gin and tonic? No whiskey. Straight? On the rocks? No, thanks. Straight. Attenzione. Questa chitarra è la mia voce. Beh, mi cago, conoscono la voce mistica. Vabbè. Attenzione. State bene a sentire perché non si ripete. Would you have a drink? No, niente drink, basta questi drink, non è tanto il momento. Oh, hello there. Oh, excuse me. Okay. What's the matter? What? Well, that's impossible. How did it happen? How many are there? Okay, I'll be right over. I'll be in my office in 5 minutes. Ok. E adesso cosa succede? Allora stai con noi? Con voi chi? Con noi. Adesso succede una sola cosa, che devi convincere ad accettare le mie condizioni, ok? Sto buono così che lenta, Uniti, sì. Ti conviene accettare le nostre condizioni. Scopa! No. Scopa! Signor Presidente, scopa! Ambrugliare, ci visti io! No, Ma dei cartamieci, ma sembra pazziasta! Signor Presidente, guarda, noi siamo belli e buoni, però vi da spicciare! An emergency. They've caught us napping. I'll be in my office. What? The documents you asked for will be here in a moment. Che sta dicendo? Pare che quei fondi dell'NTS ci siano davvero. Si siano davvero. Ci devono stare. Tengo la denuncia a mio carico qua al procuratore. Adesso ne sapremo qualcosa di più, su. Come in. È la prima volta che la vedo con piacere, cosa? Well, risulta effettivamente che dal 1943 i fondi dell'INTS destinati al vostro centro anziani
non vi vengono più corrisposti. Su 40 anni di arretrati, 40 anni di arretrati, generale, non so se sapete fare bene i conti. Infatti, la NTS prevedeva uno stanziamento della somma di 270 lire al mese. Non capisco. Pure a me mi è sembrato subito strano questo fatto che non... Come sarebbe 270 lire al mese, generale? Noi non abbiamo mandato assegno della NTS perché spese postali, francobollo, era di più di spesa stanziata. Centro anziani doveva pagare, lui perdeva soldi. E questo no giusto. Questo no giusto. Well done, Captain Jordan. E già mo, con well done è tutto finito, è troppo facile, troppo facile. Voi dovete mandare i soldi ogni mese. Ebbene, anziché mandarli ogni mese, se anziché mandarli ogni mese li mandavate un mese sì e un mese no, con i soldi risparmiati per comprare il francobollo il mese no, potevate, man mano che mannaggia, mi sei mannaggia. Vorrei sapere chi è stato quell'imbecille rimbambito che ti ha denunciato. So io, generale, sono stato, mi sono denunciato io solo, io. Ti aiuteremo noi. Non piangere. Ma io non piango per me, generale, sto piangendo per voi. Voglio sapere come l'andate a raccontare in giro. Che la radio della base NATO è stata occupata da un feroce comando di ultrasettantenni armati fino ai denti con straccio, sapone, un battipanne e pure una mazza di scuola. Guardate, generale, vi sto bene. This will satisfy them. Per voi andrebbe bene? Ma potrebbe pure andare bene, ma che cosa? Ci sarebbe un edificio libero nella zona smilitarizzata. Quella dove ci stavo io. Allora, per voi andrebbe bene? Sì, andrebbe bene, però... Ce lo date come diciamo noi, eh? Hai capito? No. Mi mancherai. 409 iscritti, io solo. Ti faccio vedere se sono capace di fare qualcosa di buono. Gianni, ti l'ho fatto per te. Sì, ma li hai visti? Adesso non li puoi proprio lasciare. Vedi che abbiamo cominciato subito a capire qua le cose. No, questo è giusto, anche perché in America... Ah no, per favore, no, no, scusa. Va bene. Andò, hai visto come stanno tutti bimbanti? Anche tu devi essere contento. Sì, io sono contento, signore. Cioè, io sono contento soprattutto perché vedo che hanno capito che insieme si riesce a fare qualcosa di buono. E poi la cosa che mi fa piacere è vedere che stanno organizzando e cominciano a fare progetti. E quanto sto quest'altre 500 lire? Fondo di cassa. Cioè, voglio dire, la cosa che a me mi dà proprio gioia è che hanno capito che in fondo possono anche fare a meno di me se...
Cioè, io voglio dire che allora, ci sto o non ci sto, è quasi la stessa cosa. Anzi, forse meglio che me ne vado perché do pure fastidio. Scusa, aspetta un po'. Ma quando mi danno? Russo. No, subito, ecco qua, voi. Togliete per favore. Ma voi, voi siete voi. Io sono il... aiutatemi. Sì, 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 sì. Avete capito chi sono? Sono Auricchio. Auricchio? Auricchio, quello là del centro per gli anziani. Del centro... Ehi, come andate? Andate bene il centro anziano? Auricchio. Sempre qui a vedere le navi al porto che partono, mi diverto. E poi soprattutto quando ci stanno quelle americane, mi diverto perché c'ho questa qua per salutarle quando sono quelle americane, quelle grandi. Se sono più piccole invece c'ho quest'altra qua per salutare quelle piccoline. Se sono ancora più piccole poi le saluto solo con le maniche. Janet, Janet. Fatele una risata, eh? Ah.